tutto il materiale audio, video, fotografico trasmesso in questo canale è prodotto con mezzi propri o con risorse web free o ancora con licenza di autori indipendenti o editori, pertanto libero da copyright. RDA Radio 1, Radio Ballerina 1, Radio Staff, tre emittenti, un denominatore comune, professionalità multimediale. Ascoltaci! Tra poco, la nuova puntata di Musicando, il ballo in radio. Restate in ascolto. Ehi, non ci lasciare. Siamo ritornati al passato per inventare la comunicazione del futuro. Radio Stapp, l'esperienza di ieri nei multimediali di oggi. Radio Stapp, l'unica. Per la pubblicità su Radio Stapp, chiama il numero 340 7559 392. Ciao Nando, hai letto il giornale? Occhio elettronico controlla i nostri spostamenti. E guarda qui, pagheremo il caffè con l'impronta del pollice. Per aprire la porta di casa basterà guardare con un occhio in una telecamera. Pensa che mio nipote per accendere il cellulare mette il pollice sullo schermo. Ma mi sembra un film di fantascienza, non so che dire, non abbiamo più nulla di umano. Ma non è vero, vieni con me. Ti faccio recuperare per almeno un'ora un po' di umanità. Che meraviglia! Anvedi un registratore a cassette. Ma guarda quanti dischi! E quello cos'è? Un Revox! Ma questo è un emittente degli anni 70, fantastico! Ma ti ricordi a quei tempi le ragazze ci aspettavano sotto la radio a farci la serenata con le chitarre? Altro che chattare coi social! E ti ricordi la comitiva del muretto, la tua 500 con il pallone e il plaid per andare al mare ad ascoltare le chitarre dei Pink Floyd? Ma se accendi il bottone del mixer, si potrebbe trasmettere come una volta? Certo, questa è Stapp Radio, si torna al passato. Dai, fai partire la cassetta della sigla. In diretta stiamo per trasmettere... Cantando, ballando e musicando, il ballo in radio. Il programma è diretto e presentato da Tony Mantineo, tecnico del suono Maurizio Artesani. Vi auguriamo un buon ascolto. Buonasera a tutti, bentrovati. Dove siete abbronzati? Dove siete al mare? State effettuando la fila, la coda, come si dice sull'autostrada, per il rientro, c'è la corsa al rientro. Non vi va molto di tornare al lavoro. Vabbè, noi abbiamo cominciato oggi, ironicamente, per questa giornata del 22 agosto, come annunciato, con il nuovo ciclo di Cantando, Ballando e Musicando, Ballo in Radio. Ogni volta che noi iniziamo il ciclo nuovo c'è sempre un cambiamento, quindi già abbiamo cominciato dalla sigla a ironizzare, a cambiare, a vedere quello un po' che accade intorno a noi. E quindi con tutti i nostri tecnici, con tutti i nostri amici, con tutti i ballerini, con tutti coloro che in qualche modo fanno parte del nostro mondo della comunicazione fin da quando eravamo pionieri in questi anni 70, avete sentito ironicamente nella sigla, noi dobbiamo veramente rendere un grande grazie qui agli editori di Stapp Radio con questo acronimo, questa idea STAP, si torna al passato, oppure vale anche si trasmette al futuro, quindi si torna al passato per trasmettere al futuro. Quindi un nuovo ciclo, nuove puntate, tanta informazione in questa nuova stagione. Ormai il sole comincia a calare un po' prima, quindi sappiamo che quando passa il 15 di agosto possiamo dire che un po' l'estate sta finendo, dicevo una vecchia canzone, e pertanto non c'è dubbio che l'estate volge al termine e quindi si aprono un po' questi nuovi appuntamenti per quanto riguarda il ballo. Ancora c'è molto ballo nelle feste di piazza, nelle sagre, veramente tante sagre, tante occasioni di ballo, di spettacolo, di processioni, di feste che riguardano santi e quant'altro, insomma, che sono una caratteristica della nostra bella Italia, non c'è dubbio. E quindi anche noi abbiamo vissuto, non c'è dubbio, qualche settimana in questi termini e ci siamo senz'altro un po' abbronzati, rilassati. Ecco, noi abbiamo subito staccato la spina ormai da luglio.
ci siamo presi doverosamente più di 20 giorni abbondanti, dove abbiamo staccato decisamente telefoni, social network, abbiamo staccato la comunicazione con il mondo, non solamente quello della rete, ma serviva veramente per ricaricare queste benedette batterie. Noi conosciamo amici che anche in vacanza sono connessi H24, noi invece ci siamo accorti che possiamo senz'altro essere disconnessi e si vive bene lo stesso senza tutti questi mezzi moderni. Infatti ci abbiamo anche ironizzato sulla nuova sigla che ci accompagnerà per tutta la stagione fino a luglio prossimo. Allora, con il ballo tante novità, entriamo subito in tema. Saluti a tutti, veramente voi che mi seguite con affetto. C'è Stefano Dini, ha postato l'ultima puntata, la 72, per tutto il periodo delle ferie. Abbiamo superato solo su un canale oltre 400 contatti, e quindi questo va bene. Poi anche sugli altri canali collaterali, le radio ballerine, le RDA radio. A proposito, salutiamo Stefano Dini, che ha questo nome straordinario, STAP, STAP, si torna al passato, direttore di rete De Angelis WS. Questi ormai sono impegnati col pallone, perché ieri è cominciato il campionato di calcio, la Roma ha fatto quaterna, la Lazio pure ha vinto, la Juventus stentava, poi c'è stato il guizzo del Pepita, come si dice. E allora, ragazzi, si comincia a parlare di calcio e ben sapete che io affino, come si dice, metto in parallelo il mondo del ballo da competizione al mondo del calcio. Dice Tony, ma che c'entra? Ma sono due sport diversi, due attività diverse. No, però ci sono molti parallelismi, perché purtroppo il ballo non è sport, noi l'abbiamo detto, l'abbiamo visto anche alle Olimpiadi. Io queste Olimpiadi ultime che sono terminate in Brasile non le ho seguite molto, perché non mi appassionano, devo dire la verità. Però per caso stavo girando, non so se proprio l'altra sera, due sere fa, e ho visto le ginnaste della danza ritmica. E ho detto, vedi, queste qui, body colorato, i nastri, la musica, però guarda, queste sono in competizione una per volta, ed è considerato uno sport serio. Noi invece, sport olimpico, non c'è dubbio, invece il ballo sportivo, che da tantissimi anni, dal 2000 ormai, e quanto sono passati? 16 anni, si diceva il ballo entrerà nelle danze olimpiche, le Olimpiadi, ma non è, non può essere, perché finché si balleranno 10 coppie tutte insieme e si farà l'eliminatoria delle coppie, non può essere uno sport serio. Bisognerebbe, qui entriamo subito in polemica, per quanto riguarda l'analisi del tabellino degli argomenti che io ho pubblicato su Facebook, gruppo pubblico. Io anticipo sempre, già da qualche giorno ho anticipato questo bollettino, questa tabella con tutti gli argomenti che io tratto durante la trasmissione. Quindi sono le prospettive del ballo, le problematiche del ballo da gara anche in questa nuova stagione che sta per cominciare, la stagione invernale 2016-2017, parallela al campionato di calcio. E allora abbiamo visto le ginnaste alle Olimpiadi una per volta giudicate per le loro prestazioni. Ed è molto similare, perché spesso nelle competizioni che io qualche volta sono chiamato a fare da direttore di gara, sono venuti gruppi di ginnastica ritmica e li abbiamo giudicati con questi quattro criteri che FIBES ha, quindi poi parleremo di varie federazioni di FIBES e quant'altro, ci sono molte novità in cantiere, anzi cominceremo a leggere qualcosa, a fare anche un po' di rassegna stampa, e quindi abbiamo visto che anche noi riusciamo a giudicare le ginnaste della ginnastica ritmica, perché in qualche modo è una disciplina parallela, molto vicino al ballo di gruppo, al ballo in gruppo si dice, non si dice ballo di gruppo, si dice ballo in gruppo, io ballo in gruppo, io ballo in coppia. Quindi cominciamo anche questa stagione con la nostra terminologia adeguata, che auguriamo possa essere acquisita da chi ci ascolta e da tutti gli addetti ai lavori. E allora quello è il sistema. Però il problema è, ma una competizione di danza sportiva, giudicando una coppia per volte, quanto dura e quanto durano le Olimpiadi? Certo, se poi ci sono persone, competitori che hanno fretta, che vogliono ballare e andare via, poi succede quello che succede. E quindi parleremo poi anche di questa problematica. Comunque il primo aspetto che ho voluto intraprendere come argomentazione di analisi in questo avvio di puntata. Ma veniamo a quello che sono un po' le sagre, le feste di piazza che io ho visitato, ho girato parecchio.
sono andato, dunque ho girato sì, un po' qui intorno, poi sono andato in Abruzzo, poi con un amico di ballo, un maestro, non vi dico chi, siamo andati nella zona del Ternano, Orvieto, da quelle parti lì. Siamo stati in una festa la sera, abbiamo fatto il panino come al solito, una birra, qualcos'altro, e c'era l'orchestra in una piazza pubblica e hanno cominciato a ballare. Beh, l'orchestra ha cominciato con una cumbia, poi ha cominciato con un foxtrot, poi hanno messo un'altra cumbia, poi hanno messo una mazurka, hanno messo un valserino, hanno rimesso un altro foxtrot, insomma i latinoamericani dopo un quarto d'ora. Ci siamo guardati in faccia, poi un po' di balli di gruppo, quelli un po' che ultimamente si ballano, e poi hanno ricominciato con foxtrot, valzer, cumbia, qui step. Ho detto, ma guarda qui quante coppie, quante signore che in coppia stanno affollando questa piazza e stanno ballando Fox. Allora abbiamo detto, non è vero, è un problema di Roma, che si ballano solo i balli di gruppo nelle balere. Guarda qui quante coppie ci sono. Quindi, paese che vai, usanza che trovi. Ma guardate, questo siamo, Orvieto, sono 100 km da Roma, non è tanto. 100 km quanto è un'ora di strada, un'ora di macchina, un'ora di autostrada. Quindi già con la differenza di un'ora di macchina cambia il modo di ballare, cambiano le mode, cambiano le tendenze, cambiano i costumi, come si dice, e quindi abbiamo visto che c'è questa possibilità, si balla ancora parecchio di coppia, anche se ci sono poi i soliti balli di gruppo. Allora ci è venuto un'idea, ci siamo guardati in faccia, ma qui quanto liscio, così dire, loro li chiamano il liscio, ballano il liscio. Allora abbiamo detto, ma se noi sto liscio, che sono tre balli del liscio, sapete, c'è la mazurka, poi questi di Roma, la Fibes Roma, hanno messo il valzer brillante al posto del viennese, e poi hanno messo il polka, quindi il mazurka, perché non si dice la mazurka, si dice il mazurka, il valzer brillante e il polka, il ballo del mazurka, del polka, quindi è sbagliato dare il femminile, l'articolo femminile, bisogna dare l'articolo maschile, perché è il ballo del mazurka. Allora, il ballo del mazurka, del valzer brillante, il ballo del polka. Allora ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto, ma perché non arricchiamo lo stile liscio inserendo anche il foxtrot che si balla nel ballo da sala? Ma guarda quante coppie, così si arricchisce uno stile, si dà la possibilità alla gente di divertirsi, perché poi vediamo che qui nelle ballere di Roma non è che ballano tanto il fox, le orchestre fanno un po' più, generalmente fanno più il fox che il quick, perché il quick è un po' più veloce, poi anche le figurazioni sono differenti, perché poi nel fox puoi fare il balance, il giro spin, puoi fare la partenza con le greche angolate, quello è il programma del foxtrot. Allora abbiamo detto, ma perché noi non inseriamo un altro ballo, invece che tre mettere quattro balli, per una classe elevata ovviamente, per quanto riguarda il liscio. Quindi si sta pensando anche a questo, come vedete tante novità che poi vengono per essere inserite in un contesto di ballo da gara, guardando quello che accade in giro, perché se noi ci fermiamo a guardare solamente quello che accade nella balera sotto casa a Roma, dove le persone magari vogliono lo stesso tavolo, vogliono lo stesso posto, vogliono lo stesso menù, e allora non andiamo da nessuna parte. Il mondo è bello perché è vario, e quindi girando, io d'estate ne approfitto per girare, per vedere che cosa accade fuori dai confini di questo raccordo anulare, che veramente si sta stretto, sto cerchio veramente ci sta cerchiando, sto cerchio del raccordo anulare. Abbiamo detto, miseria, andiamo fuori da sto giro del raccordo anulare di Roma, ma c'è tanto altro, a mezz'ora di macchina, a un'ora di macchina c'è tanto divertimento. E noi purtroppo ascoltiamo amici, colleghi, maestri, ballerini dire, ma andare lì sono 30 chilometri, e 30 andare, e 30 a tornare, statene sotto casa allora. Allora così non si cresce mai. Allora il divertimento qual è? E questo noi l'abbiamo riscontrato paragonando la vita magari di una grande metropoli come Roma a quella di altri contesti, di province, di altre province, dove giovani, ma anche meno giovani, persone di una certa età, oltre i 60 anni, prendono la macchina con la loro moglie, con la loro compagna, e percorrono 60 km per andare nella balera di turno, perché in altri posti, in altre province, in altre regioni del centro-nord,
Non è che ci sono grandi metropoli come Roma con 4 milioni di abitanti, con tutti i problemi in esse connessi. E lì magari una balera la trovi a 30, 40 km. Ci sono persone che si imbarcano, quindi per cultura, senza problemi. Hanno i monovolumi, hanno altre macchine, hanno sicuramente un tenore di vita un po' più elevato e vivono brillantemente l'atmosfera del sabato sera, del fine settimana, della festa, del weekend, ballando non troppo balli di gruppo, ma prevalentemente questi balli che noi abbiamo visto nelle feste. Allora, il mio amico maestro, io non posso ancora ballare perché ho questo ginocchio in disordine, lui lì ha conosciuto un paio di donne e ci siamo messi lì al tavolo, poi abbiamo fatto amicizia, io sono di Roma, tu sei di qua, di là, ci siamo messi a ballare, mi sono fatto poi una rombettina anch'io, e allora lì abbiamo visto che è molto facile poi avere questi rapporti e ballare questo tipo di balli, che qui magari sono messi in castigo, perché qui se non balli quello che è Roma Bangkok, se non balli la kizomba, se non balli i balli di gruppo, che poi purtroppo a me dispiace dire sono tutti i balli che si ballano aperture, chiusure, giro, quattro movimenti su quattro lati sul posto, insomma poi alla fine la noia diventa veramente consistente per quelle persone che un po' come noi sono ancorate al vecchio sistema, non vecchio, al ballare tra uomo e donna, avere questo rapporto con dama cavaliere, insomma, che è una cosa bella. Che fortuna, per riscoprirlo siamo dovuti andare a 100 km da Roma per farci due balletti. Vi rendete conto quello che ci è capitato prima di Ferragosto? E da qui quindi la considerazione a dire, beh, ma a Roma sto raccordo anulare, sto cerchio del raccordo anulare, ma lo vogliamo un po' tagliare, andare fuori e cercare, che ne so, magari in qualche competizione organizzata qui a Roma dalla FIBES, a chiamare anche queste persone che vengono da fuori, a dargli la possibilità anche a loro di ballare, perché sono persone disposte a viaggiare rispetto al romano. Dobbiamo dire, purtroppo il romano è un po' più pigro, se gli devi dire guarda andiamo a Ballera del Fiano Romano, ma so 15 km, ma guarda andiamo giù, ne so, a Borgo Banzizzo c'è la festa, ma so 20 km, è così, purtroppo è così, lo dobbiamo dire, e pertanto cercheremo in qualche modo, attraverso il club Musicando, di agganciare, di avvicinarci a quelle persone che vogliono riscoprire il piacere di divertirsi, di conoscere altre persone, di conoscere nuovi locali. Guardate, io quando ho cominciato con la televisione su Telesimpati nel 98 con il ballo in TV, il mio scopo con la trasmissione era quello di far conoscere i locali, ma soprattutto a far girare le persone e far conoscere locali nuovi, cercare di stanare quelle persone pigre che frequentano sempre la stessa balera, lo stesso tavolo, lo stesso posto, lo stesso menù, la stessa orchestra e la stessa canzone alla solita ora, per dire guarda caro mio, andiamoci a divertire un po', no, ma non dico tanto, una volta vieni con noi, non so, facciamo una carovana di macchine, ci inventiamo con quattro amici e facciamo due o tre macchine e ce ne andiamo a scoprire un altro modo, una serata diversa, piuttosto che ballare il solito kizomba, il solito lento, il solito Roma Bangkok, tutti quei balli, Sofia, si direbbe Sofia, ma noi qui a Roma la chiamiamo Sofia, che è stato il ballo tormentone di quest'estate. Allora lasciamo le Sofie da parte e a questo punto sono le 19:20 minuti primi, è il momento del primo blocco pubblicitario, così io mi prendo anche il primo bicchiere d'acqua. Allora, non vi ho detto una cosa, se vogliamo interagire, così adesso fino alle ore 20 faremo anche un po' di informazione, oltre alle analisi che vi ho dato personali, che poi fanno un po' parte di quello che vediamo intorno e ve lo raccontiamo, ecco perché siamo un programma all'avanguardia, perché noi andiamo in giro a vedere cosa accade e vi diamo le tendenze, vi diciamo guardate che quello che sta succedendo, quello che sta succedendo in quella sala, in quella zona, in quella provincia, a Perugia, arriverà qui. Noi ecco perché siamo all'avanguardia. Il ballo in TV, ballo in radio,
trasmissione televisiva, adesso anche radiofonica, è all'avanguardia per questo. Perché noi non ci limitiamo solamente a far vedere quello che di bello c'è nella balera sotto casa, che poi li conosco tutti qui, i gestori delle sale qui intorno a raccordo anulare, ma c'è tanto altro da divertirsi. E allora ecco perché diventa un programma, come posso dire, punto di riferimento per quelle persone che vogliono riscoprire il piacere di divertirsi ballando. Allora, linea alla regia, primo blocco pubblicitario, ascoltiamo i primi consigli di questa nuova stagione e poi torneremo insieme con il ballo in radio. Pubblicità. Ritorna l'emozione di allacciare le scarpe da ballo, la frenesia di indossare l'abito adatto, la gioia di applicare il numero di gara, la forza e l'entusiasmo di riprovare a vincere. Si apre la nuova stagione delle grandi competizioni di ballo, Coppa Fibes Dancing Match, il primo torneo di ballo unico e spettacolare nel suo genere, con gara integrata per balli in squadra ed una semplice combinata per balli in coppia. Coppa Fibes Dancing Match, torneo di ballo in giornata unica. Tutti possono partecipare, anche se affiliati con altri enti. La quota di partecipazione, come sempre, è popolare. Tutte le informazioni e i regolamenti li trovi nel sito fibesroma.altervista.org oppure scrivendo Coppa Fibes nei motori di ricerca. Coppa Fibes Dancing Match. Ricominciano le grandi giornate di ballo, sport e spettacolo. La Coppa Fibes Dancing Match è un'occasione unica. Non mancate! Segui le nostre attività multimediali anche su Facebook. Iscriviti al gruppo Amici di Musicando, un altro modo per rimanere in contatto con la nostra redazione. Ti aspettiamo! Per una pubblicità dinamica e vincente, affidati a noi. Affidati ai pionieri delle radio libere degli anni 70. La nostra comprovata esperienza ti consiglierà il modo giusto per la promozione dei tuoi servizi o del tuo prodotto. Affida il tuo nome e il tuo marchio ai professionisti di ieri per il tuo successo commerciale di oggi. Per la pubblicità su Radio Stap, chiama il numero 340 7559 392. Eccoci qui, allora torniamo in diretta, Tony Mantino dai microfoni da Stap Radio tutti i lunedì alle ore 19 e poi il mercoledì c'è il TG Dance. Se voi andate, anche adesso potete andare sui motori di ricerca, tanto avete tutti Google, su Google basta scrivere TG Dance, TG Dance, e c'è il telegiornale aggiornato, c'è il martedì e il giovedì c'è il telegiornale con tutte le notizie del ballo, quello che accade un po' in giro. E dove collaboro anch'io, io non ho, ecco, una cosa ci tengo a precisare, tanti mi dicono: Tony, tu c'hai la televisione, vieni da me, fammi una ripresa. Io non ho più niente, io faccio il freelance. Quando mi chiama il TG Dance, quando mi chiama un'altra redazione, quando mi chiama canale X, canale Y, vado lì e scrivo qualcosa, realizzo, e non ho più niente. E quindi ho solo questa trasmissione, il ballo in radio. Attraverso i social abbiamo anche il ballo in TV, abbiamo la trasmissione televisiva, ma adesso funziona tutto con la rete. Avete sentito, abbiamo ironizzato sulla sigla iniziale. Ormai vi dico un'altra cosa e poi facciamo informazione seria, vado su un sito, vi leggo delle cose, delle cose che riguardano il ballo, vi do delle informazioni. Avete sentito, è passato lo spot della Coppa Fibes Dancing Match, un torneo in dancing match per club, una cosa spettacolare che è stata fatta la prima gara lo scorso anno di questi tempi, a settembre-ottobre, e bisogna fare 3 balli di gruppo e una combinata di 6 balli in coppia. Si sommano i punti conseguiti dai club nelle coppie e nei balli di gruppo, e quindi si vince una grossa coppa di 60 cm, che è la Coppa Fibes. È come, sarebbe una specie di Coppa Italia del calcio che riguarda il ballo. E potete trovare le informazioni, allora avete Google, scrivete Coppa Fibes, quindi andate su Google, scrivete Coppa Fibes e per primo vi appare proprio tutto, fotografie, notizie, sì, e tanto esce per primo perché è notorio, è famosa la Coppa Fibes. E quindi tutti i club che vogliono partecipare, i maestri eccetera, possono informarsi scrivendo Coppa Fibes nei motori di ricerca. E stavo dicendo un'altra cosa, mi sono anche dimenticato, stavo parlando di... vediamo un attimo perché tanti argomenti da mettere insieme in questa puntata, e mi sono dimenticato, vabbè, poi se me lo ricordo ve lo dico poi durante strada facendo, come dice il titolo di una famosa canzone di successo.
E veniamo subito a quello che sono le argomentazioni. Fatemi scrivere qui danza mo, vediamo un po', lo devo scrivere qui. C'è un blog di amici, alcuni amici maestri, ex maestri di ballo, alcuni della comunicazione, alcuni giornalisti hanno creato un blog, sarebbe quindi una sorta di giornale online che riguarda il ballo. Spesso parlano anche delle nostre attività, delle cose. Volevo leggervi qualche notizia, qualche cosa apparsa qui su, digitate insieme a me se volete, se avete internet, www.danzamonitor.altervista.org. apriamo, vediamo un po', ecco qui c'è il blog. Io non c'entro niente, non scrivo niente, qui scrivono tutti gli amici. Hanno parlato qui della Fibes. Volevo leggervi un qualcosa che un po', ecco qui, volevo leggervi questa cosa qui che è apparsa, che hanno scritto questi amici. Non so se l'ha scritto la maestra Anna Maria o la maestra Paola, non lo so, le due maestre di ballo che scrivono su questo blog. Una notizia su Infoflash, qui su Danza Modio: si bloccano gli skating, risultati in ritardo. Io vi sto leggendo quanto ha pubblicato qui Danza Monitor, blog di opinione e informazione su ballo, danza e attività collegate. Secondo quanto hanno pubblicato molte coppie di ballerini attraverso un tam-tam sui social network, ecco perché adesso tutto, prima dei telegiornali, dei canali nazionali, adesso se succede una cosa si sa subito se tu vai sui social network. Ormai i telegiornali sono bruciati, non c'è dubbio, perché se uno sta in giro e c'è, che ne so, un qualche cosa che succede, una macchina che si tampona, tu la prendi col telefonino, la mandi in diretta, tu già fai prima di un qualsivoglia telegiornale. E quindi il mondo della comunicazione è stravolto ormai con le dirette. Anche su Facebook puoi fare la diretta, metti col telefonino e mandi in diretta, certo la qualità è quella che è, però lo fai. E quindi tutti gli altri organi di informazione, le agenzie di stampa, sono sempre seconde, perché un pinco pallino, anche mio nipote che ha l'iPhone, si mette lì per strada, va, te manda una cosa in diretta, te manda a te che tu stai con l'amica, con l'amante, te manda lì, e ormai siamo a questo livello qua. E allora quindi queste sono le notizie che girano, e quindi attraverso questa notizia delle gare, del blocco degli skating, c'è stato un fitto tantam sui social, e quindi questi l'hanno saputo e l'hanno pubblicato su Danza Mora. Adesso vi leggo e poi ve la commento anch'io. Pare che a causa di un blocco dei terminali di votazione elettronica avvenuto agli ultimi campionati nazionali di danza sportiva, le competizioni hanno avuto uno stop di circa un paio d'ore, creando malumore a pubblico e ballerini. Stessa sorte pare sia capitata anche alla finale del Gran Premio del Lazio della Fibes, c'ero io in quella gara, dove anche qui i computer, forse per un fisiologico sovrariscaldamento, sono andati in blocco, ritardando l'uscita dei risultati finali. Dissapori e critiche da parte dei competitori che ai giorni di oggi non sono più disposti a tollerare questo tipo di inconvenienti. Ci chiediamo dunque, non sarebbe forse il caso di ritornare ai classici mezzi come carta, penne e calcolatrice? E quindi qui c'è una disputa fra i mezzi moderni, le nuove tecnologie, fra mio nipote che fa le dirette col cellulare e chi dovrebbe scrivere con carta, penna e calcolatrice. E io non so chi ha dato queste notizie, però ecco, sono via, basta un ballerino che era presente alla gara, da queste cose Danza Monitor poi le pubblica, no? E quindi però questo è un fatto che è accaduto anche ai campionati nazionali, mi stava dicendo un competitore, perché noi abbiamo anche amici che vanno a fare le gare in FIDS in tutta Italia, a Rimini, a Foligno, eccetera eccetera, e mi guardate che quello che è capitato al Gran Premio del Lazio capita sovente. Ma questo perché le nuove tecnologie, tu magari compri un computer che ti costa una barca di soldi, 600-700 euro, che sono le vecchie 1.400.000 lire delle vecchie lire, caro vecchio conio, è una cifra importante. Poi questo computer si blocca perché si sovrariscalda. Allora i nostri tecnici cosa hanno scoperto? Che basta mettere una piastra a dissipatore, un pezzo di ferro praticamente sotto al computer, questo dissipa il calore e ritorna a funzionare.
E questo ci è capitato anche in un'altra gara dove i balli di gara si bloccavano, mandati col computer, ecco perché ritorniamo al vecchio disco, perché il computer si sovrariscalda, quando si sovrariscalda non legge il laser, non legge l'ottico, quindi raggio ottico, non legge la traccia del disco e si inceppa. Allora, a questo punto qua sono inconvenienti tecnici che possono capitare. Ora pare che c'è gente che non è più disposta a tollerare questo tipo di situazioni. Allora, io parlavo con un competitore delle internazionali, noi siamo a contatto con grandi maestri internazionali, che ne vogliate, e quindi ci incontriamo ai bar, prendiamo il caffè, scambiamo opinioni, e ci hanno detto: guardate che il ballerino di un certo livello ha una certa etica. Io personalmente ai miei ballerini, quando li porto in gara, gli do l'etica di comportarsi bene, di non contestare. Mi raccontava un fatto, che in una gara di Foligno, è un fatto vero, che si è raccontato da questo grande competitore illustre, non vi faccio il nome, ma ci conosciamo tutti poi, diceva: guarda che hanno cambiato all'improvviso il programma di gara. All'inizio, la mattina, si dovevano fare i balli di coppia, invece hanno fatto i balli di gruppo, e questi qui vestiti col frac, tutti quanti, sti ballerini di internazionale, sono stati costretti ad aspettare una giornata e hanno ballato in pomeriggio, hanno mugugnato, ma in silenzio, con, come si dice, con un savoir-faire, con una deontologia professionale, perché poi quella, hanno fatto silenzio, hanno aspettato un'intera giornata e poi hanno ballato e poi sono andati a casa, perché sono queste le regole di un certo livello del ballo sportivo. Ora, cosa accade? Che in questi tempi di fretta, dove in una giornata vogliamo fare tutto e andare via, ci sono delle persone che vorrebbero ballare e andare via subito. Ma questo non è possibile, assolutamente no. Avete visto le Olimpiadi quanto durano? Dice: quelle sono le Olimpiadi. Ma è la stessa cosa. Una competizione di ballo sportiva, amatoriale, semiprofessionistica, come volete voi, a parte siamo tutti dilettanti, anche gli internazionali sarebbero dilettanti per legge, però è necessario acquisire quella deontologia professionale, perché il ballo da sempre è classe, eleganza, armonia. Se tu scadi di tono in classe, in eleganza e in armonia, e non accetti questi inconvenienti che capitano ai campionati nazionali di Rimini, ai campionati di qua, i scarini si blocci, niente da fare, si bloccano, ci stanno problemi tecnici. È inutile andare poi a rumoreggiare, perché la cosa è molto semplice. E dice: che vi ho detto all'inizio, è cominciato il campionato, io vi faccio il parallelismo con il calcio. Quando un arbitro di calcio si fa male, bisogna aspettare che entra il quarto uomo che lo sostituisce, quindi si perde tempo. Quando c'è un inconveniente tecnico nella partita di calcio, che piove, che si allaga il campo, la partita si sospende e si riprende quando dice la federazione. Nel ballo, mannaggia, è la stessa cosa. Se c'è un problema nei risultati di gara, se c'è un problema tecnico, anche in ogni gara se c'è, basta, si blocca a direzione di gara: signori, c'è questo problema tecnico, appuntamento alla prossima gara di campionato, basta, si riprende da lì, come il calcio, come gli altri sport. Allora, questa fretta, questa voglia di, guardate, accade in ogni settore del ballo, anche nel ballo del sabato sera, anche nelle feste di piazza, anche quando nelle sagre, quando passa il santo, vabbè, ma sbrighiamoci. Ormai, attraverso questa tecnologia moderna, dove tutti ci sentiamo trasmettitori, come si dice, noi facciamo le dirette, mandiamo le foto in tempo reale sul nostro sito, così facciamo vedere a tutti i fatti nostri, e quindi siamo più rapidi delle agenzie di stampa a lanciare una notizia che accade. Anche mio nipote singolarmente fa prima delle agenzie di stampa a mandare la foto di una macchina che si incrocia con un'altra macchina. Allora, in questi tempi multimediali che stiamo vivendo così, è chiaro che tutti vogliamo avere tutto e subito, ma non è possibile, bisogna recuperare questi vecchi valori, e quindi recuperare anche questa deontologia professionale tra ballerini, ma l'insegnamento da chi viene? Ma dai maestri. Se non sono i maestri che insegnano bene ai loro allievi,
è chiaro che l'allievo prenderà l'esempio del maestro. Ecco perché a un certo livello di ballo internazionale c'è questa deontologia professionale, che quando c'è un inconveniente tecnico non bisogna rumoreggiare. E quindi guardate, questa è una cosa che accade anche abbiamo sentito, qui c'è stato un tantam anche alle gare nazionali ultime che ci sono state in Romagna. Dunque vi do un'altra notizia sempre qui da Danza, se volete leggere qui quanto scrivono i maestri di Danza Monitor, andate sulla barra degli indirizzi di internet, scrivete www.danzamonitor.altervista.org. c'è un'altra notizia che vi può interessare, riguarda i prossimi campionati di Roma Open, credo che li organizza la FIDA, perché sono tutte sigle che si somigliano uguali, poi sarò più preciso. Gli organizzatori della classica Roma Open ci fanno sapere che la prossima competizione, che pare preveda gare per balli in gruppo e per balli in coppia, solo la disciplina di salsa, dovrebbe svolgersi a novembre prossimo. La data esatta verrà comunicata dopo le ferie estive, quindi anche Roma Open hanno lo stesso problema della Fibes, che a novembre, siccome ci saranno i referendum politici, e stanno vedendo se farla il 9, se farla il 13, se farla il 20, quindi aspettiamo tutti che i nostri governanti ci dicano il giorno quando vogliono fare il referendum, perché poi si bloccano le attività sportive, si bloccano i calendari degli sport minori, perché poi sapete, se qualcuno deve andare a fare lo scrutatore e non ci vuole andare, te viene il precetto come il militare. Io mi ricordo ai tempi miei c'era il militare obbligatorio, ti arrivava la cartolina del precetto e tu te dovevi presentare al distretto militare, se no venivano i carabinieri e ti arrestavano. E allora è la stessa cosa, quindi, per chi deve fare lo scrutatore. Allora questo influisce sulle attività sportive dilettantistiche, quindi anche sul ballo, sulle gare di ballo. Non si possono fare i calendari se non sappiamo quando si farà il referendum di votazione politica. Vediamo che altro vi posso dire. Roma Open ve l'ho detto. Dunque c'è un'altra notizia qui che vi volevo leggere. Ah, questa è carina. Segnale acustico prima del ballo di gara della serie tipo aeroporto. Plim plom, volo proveniente da Madrid, 420, una cosa del genere. La Federazione Italiana Social Dance sta sperimentando da un anno in alcune gare del suo annuale campionato regionale Lazio la possibilità di inserire un segnale acustico che avvisa i competitori dell'inizio del ballo di gara. Bella questa, quindi prima del ballo di gara c'è sto segnale acustico tipo plim plom, sta partendo il ballo. Secondo fonti della federazione, l'idea per rendere l'attività più professionale ed evitare inutili perdite di tempo dettate dallo speaker, che ogni volta deve lui con la propria voce dare l'ok per l'avvio del ballo di gara. Spesso in alcune gare sento dire DJ musica, DJ noi siamo pronti, musica, DJ, che poi non è DJ, è un fonico, è un tecnico del suono, il DJ. DJ era Claudio Cecchetto, primo DJ degli anni 80, e quindi sono DJ. Io, ai tempi miei c'era Faber Cucchetti, che ancora fa le serate da qualche parte al Piper, ancora fanno sti remake straordinari, e quelli sono DJ. I DJ sono quelli che mettono i dischi. Ai gare del ballo c'è il fonico, c'è lo speaker, che è quello che parla come quello dell'aeroporto, e c'è il tecnico del suono, o fonico si chiama. Però in molte gare allora questi si sono inventati che mettono prima del ballo il ballo plim plom, e quindi 3 secondi e poi parte il ballo di gara. Bello, vuol dire anche più elegante, e non c'è sta voce che c'è per tutta la gara del ballo, dice DJ musica, noi siamo pronti, DJ musica. Professionale, no? Come ci stanno anche in altri sport, ci stanno i segnali, si chiamano i segnali acustici, quindi questi hanno codificato un segnale. Bella sta cosa, carina, mi piace. Oh, qui è forte Danza Monitor questa settimana, hanno fatto un articolo, l'ha fatto la maestra Paola, questo l'ha scritto. Lezioni di ballo dimostrative gratuite, comincia la pioggia di proposta delle scuole. Un modus operandi che a nostro avviso svilisce l'arte del ballo. Allora, sono le ore 20:40, io vi mando intanto il secondo blocco pubblicitario, perché ho parlato abbastanza, mi prendo un bicchiere d'acqua e poi vi leggo sta cosa qui e la commentiamo insieme. Linea al nostro tecnico del suono, al nostro fonico, vai.
Tra le tante proposte, noi ti consigliamo l'affiliazione in FIBES, Federazione Italiana Ballo e Spettacolo, ente nazionale di promozione sociale e formazione, detentrice dei marchi registrati per Social Dance, i balli di gruppo svolti con qualsivoglia denominazione. Affiliarsi in FIBES conviene, copertura assicurativa globale anche se balli in eventi organizzati da terzi, massimale elevato, franchigia ottimale, consulenza legale e costi molto ridotti e senza pagamento di alcuna retta annuale, vale 365 giorni dalla data della stipula. Allora, sei convinto che entrare in FIBES conviene? Contattaci subito, visita il sito fibesroma.altervista.org. FIBES, quando l'arte del ballo diventa spettacolo. In apertura della prossima stagione di gare, un nuovo e straordinario appuntamento per chi ama ballare in coppia. Primo festival interregionale del liscio FIBES FISDA. Per ospitare i ballerini provenienti da tutta Italia, la federazione ha scelto una location tra le più belle e confortevoli della zona di Roma, come il grande salone del centro sportivo Rondinella, che si trova a Palestrina, in provincia di Roma, dotato dei migliori comfort con posti a sedere su comodi divanetti. In questo ambiente suggestivo si svolgerà una vincente competizione appunti per gli appassionati dello stile liscio, con tre categorie a libera scelta e con qualsiasi livello di preparazione, e quindi solamente con il mazurka, oppure con mazurka e valzer brillante, o ancora con mazurka, valzer brillante e polka. Informati sulle modalità di partecipazione e vieni a conoscere il primo festival interregionale del liscio. Non ci sono limiti e tutti possono partecipare da ogni regione d'Italia. Le iscrizioni sono a quote popolari, sono previsti premi per ogni categoria e ulteriori facili per le coppie provenienti da fuori la regione Lazio. Tutte le informazioni le trovi nel sito fibesroma.altervista.org. Prenota fin da ora la tua presenza al primo festival interregionale del liscio, domenica 9 ottobre a Palestrina, in provincia di Roma. Ritorna il piacere di allacciare le scarpe da ballo. Se ami ballare il liscio, vieni a Roma, vieni a vivere questa nuova emozione targata FIBES FISDA. Ti aspettiamo! Un nuovo ciclo di trasmissioni ancora più ricche e interessanti con Cantando, Ballando e Musicando il Ballo in TV, anno 18, ogni giovedì sera su canaledanza.com. Il tutto esposto con la nostra linea editoriale caratteristica, inimitabile da ben 18 anni. Cantando, Ballando e Musicando, dal 1998 l'informazione completa sul ballo, la danza e le attività collegate. Seguila in rete. Per la pubblicità su Radio Stab chiama il numero 340 75 59 392. Se siete rimasti in ascolto di questo blocco pubblicitario, avete sentito la mia voce effettuare uno spot. L'ho fatto io perché la speaker della radio in ferie, la speaker ufficiale, ha detto: Tony, lo devi fare te. Ma io poi sembra che con la mia voce faccio lo spot, dice: non ci frega niente, fallo te, che non ci frega niente di quello che pensa la gente, cioè questi qui vogliono lo spot e glielo devi fare. Io l'ho dovuto fare, perché io non c'entro e mi hanno coinvolto, e generalmente non le faccio, faccio altre cose, però mi hanno costretto a realizzare lo spot del Festival Interregionale del Liscio. Poi me ne parlo, se c'è tempo magari vado ad aprire un altro sito. Allora, volevo, come annunciato prima della pubblicità, leggervi questo articolo perché è importante. L'ha scritto la maestra Paola Lezioni, che qui che dirige sto blog. Oh, carini, ci hanno messo anche delle foto nostre qua, che bello. Grazie ragazzi, complimenti a questi maestri. So che sto blog è aperto a tutti, però pare che con noi ci vogliono bene. Io che vi posso dire, grazie veramente. Vediamo un po', allora. Lezioni di ballo dimostrative gratuite, perché adesso assette, già adesso è piena, andate a vedere i cassetti postali, le macchine in giro, le locandine, lezione di ballo gratuita, ti offro 4 lezioni, vediamo un po' che cosa dice qui, modus operandi che a nostro avviso, dice la maestra qui, svilisce l'arte del ballo. Superato il Ferragosto inizia puntualmente il tam tam delle scuole di ballo e danza, con una miriade di offerte promozionali per corsi di ballo e danza con le più svariate tipologie e attività, spesso con nomi di discipline tra le più esotiche o fantasiose, che spesso di ballo o danza come arti quali sono non hanno nulla a che vedere. Questi volantini o post sui vari social, ecco, pure se andate su tutti i social ormai si sta postando lezioni di qua, io faccio le lezioni qui, cominciano i corsi di qua, i corsi di là. Sentiamo un po', continuo a leggere. Dunque, che tutti oramai possono visualizzare
propongono corsi di ballo quasi come fossero prodotti o derrate alimentari di un supermercato. Quella che potrebbe essere una buona occasione per la diffusione del ballo a livello popolare, cioè per tutti, rischia invece, a nostro avviso, secondo quanto dicono loro, sto leggendo quanto hanno scritto loro, a nostro avviso di sminuire e svilire tutto il comparto, mettendo in testa più confusione all'aspirante cliente, tra virgolette. Specie quando leggiamo lezione gratuita, oppure un mese gratis, o ancora gratis le prime tre lezioni. Insomma, la fantasia in queste offerte pare che non abbiano limiti. Da qualche anno pare che questo fenomeno sia in forte espansione e, da come ci hanno riferito alcuni dirigenti di federazioni e di enti di promozione sportiva, sembra che il mercato del ballo ci sono più maestri che allievi, e ognuno di questi maestri cerca di prevalere sul maestro concorrente, magari vicino di zona, a suon di offerte al ribasso. Ecco che per noi si è ormai verificato il declassamento del ballo, inteso come arte, inteso come comunicazione attraverso i movimenti del corpo. Ma questo riguarda particolarmente la categoria del ballo in gruppo, perché le attività coreutiche e le scuole di danza professionali non si sogneranno mai di svendere la loro attività a suon di lezioni gratuite. Attenzione quindi a verificare bene da chi andate a prendere lezioni di ballo. Beh, cattiva qui la maestra Paola. Allora, però è una cosa che io vi ho detto anche negli anni passati, in qualche modo io condivido, ecco perché ve l'ho letta. Questo perché? Perché nel ballo dell'INPS, che noi abbiamo detto, questo ballo così popolare, che qualcuno chiama social dance, che di sociale non ha niente, perché il ballo svolge, cominciamo già a rifare questo informe, il ballo non è sociale, il ballo svolge una funzione sociale. Il ballo inteso così come attività psicofisico-motoria semplice, quello che si fa nella maggior parte dei corsi di ballo così per persone di una certa età, è una sorta di aerobica, non ha niente a che vedere col ballo. Se voi ballate Sofia aprendo e chiudendo sui quattro lati, c'è poco di ballo, quando poi i movimenti del bacino lasciano il tempo che trovano, movimenti di anca lo stesso, e quindi diventa una sorta di aerobica che si può fare su un qualsiasi pezzo, lo si fa sul brano che va per la maggiore. Allora, questa attività, giustamente come dice qui la maestra, le scuole di un certo livello di coreutiche, di danza classica, di altra danza di un certo livello, nei loro volantini dicono nome, telefono, indirizzo, ma non dicono mai lezioni di prova gratuita. Perché? Perché è una disciplina seria. Allora, se i maestri che fanno il ballo dell'INPS, la social dance, che è sbagliato, quindi che voi fate il ballo, la parola esatta è ballo popolare o collettivo, imparate a mettere così sui volantini, non è ballo sociale, non è ballo dell'INPS, è ballo collettivo o ballo gruppo. Ma gruppo, quante persone è sto gruppo? Anche lì c'è la parola esatta è ballo collettivo. Una volta si facevano i corsi collettivi di ballo, riusiamo questa bella parola, ballo collettivo, no? Per qualsiasi età, attività psicofisico-motoria. Ora, se noi cominciamo a svendere, vi dico io che accade, è come se un supermercato comincia a regalare i pomodori, tre scatole gratis, altre scatole, poi arriva l'altro supermercato, tre scatole gratis, alla fine il pomodoro non ha più valore. E così accade per voi, per la vostra attività. Voi state svendendo, cari maestri, la vostra professionalità. Quando voi fate la prima lezione gratuita, che poi attenzione, voi fate entrare nella vostra scuola gratuita la prima lezione a fare una prova, gente che non conoscete. E se si fa male, chi la paga quella sera? La palestra che vi ospita e poi vi caccia via perché dice ma quella si è fatto male, già finite la stagione prima di cominciarla. Attenzione a questo, perché nell'associazionismo, questa è una cosa sociale, pure chi viene a fare la lezione dimostrativa gratuita deve avere subito la tessera e coperta da assicurazione, perché se quella sera vi viene in controllo sono dolori. E questo molti maestri ancora ci scherzano. Io ve lo sto dicendo da tempo, attenzione a fare queste lezioni dimostrative gratuite a gente che non ha la tessera, perché qua sera quando voi mettete
Voi pensate solo a questo: quando voi mettete 5.000 volantini al vostro quartiere, vicino alla parrocchia vostra, dove voi nella vostra parrocchia fate lezione, e non sapete voi, mentre loro sanno chi siete voi, io sono maestro Pinco Pallino, lo scrivete pure sui social, sui maestri, voi non sapete chi è che viene a fare lezione gratuita. Può essere una spia di un'altra scuola, può essere un carabiniere, può essere chi che sia, che viene a vedere che cosa fate voi, e viene la prima volta gratuitamente. Ora, questo, oltre a essere diciamo un'occasione che non vi porta frutto, è un'occasione anche che vi mette a rischio sotto certi aspetti, se qualcuno si fa male, e la cosa più grave, svende la vostra professionalità, perché un corso di scuola, di una scuola pubblica, non si dice: ah, vieni a fare un corso una prova gratuita di arte, di pittura, poi se ti piace dipingere, mi vieni, mi paghi l'iscrizione e ti fai tutto. Non è così, non è così. Allora, a forza di fare lezione dimostrativa gratuita, sto aprendo i corsi di qua, starte del ballo popolare, del ballo dell'INPS, si è svenduta così. E quindi, senza sapere che molti maestri che lanciano questi messaggi sui social, tutti questi volantini, la gente sa chi sono loro, però loro, maestri che fanno selezioni gratuite, non sanno in quella prima lezione chi se portano dentro. E questo nell'associazionismo non va bene, perché tu, ogni persona deve essere identificata, deve essere schedata, perché devi fare la tessera, nome, cognome, assicurazione, eccetera. E quindi questo è il problema delle lezioni dimostrative gratuite. Alle scuole di danza, alle scuole coreutiche, non accade questo, perché tu vuoi segnare la tua bambina alla scuola coreutica, gli compri tutto il corredo, vai lì, gli paghi la lezione per tutto l'anno. E vi dico un'altra cosa: che cosa accade qui nelle lezioni dei balli del gruppo? Che tanta gente dice: ma io sto mese ne ho fatte 4 delle lezioni, una siccome è festa, maestra, io non te la pago. Cioè, voi vendete le lezioni di ballo come fossero arance, come fossero derrate alimentari, come dice la maestra, no? Un chilo di frutta a settimana, quindi ti faccio una lezione a settimana, tu mi dai. Non è così, perché una quota associativa mensile comprende quel tot numero di lezioni, e se io una non ci vengo, non te devo rimborsare, oppure se io, maestro, una non te la faccio, non te rimborso, se voglio la recupero. Ragazzi, qui siamo ancora a questo livello, ecco perché un ballo è una disciplina che si sta degradando, si va a ribasso, ognuno si fa concorrenza con l'altro maestro, chi ne mette di più, chi ne porta di meno, in questo tipo di ballo, che di ballo poi che negli ultimi anni si è ridotto, aperture, chiusure, giro, dove tecnica è sparita la tecnica. Io mi ricordo i primi balli di gruppo che ho portato io a Roma nel 98, voglia se c'era tecnica, adesso se fai fare dei movimenti di braccia, e signore e signori, no, ma io non ce la faccio, ma io ho un'età, già se sviliscono così. E no, non può essere. Il ballo, tu comunichi attraverso il tuo corpo, dai delle comunicazioni, ecco cos'è il ballo, tu dai delle comunicazioni attraverso il tuo movimento del corpo, ecco perché è un'arte, non può essere ballo dell'INPS. Allora qui dobbiamo cercare un po' tutti nel settore di crescere, di portarlo un po' su sto ballo, altrimenti lo declassiamo a una semplice aerobica, a un semplice movimento del corpo su una qualsivoglia base musicale, che è de tecnico, de sportivo, de carriera, non c'è niente, tranne casi eccezionali. Ora, questo è un problema che, come vedete, se ne analizza, se ne parla in giro. Qui ci sarebbe ancora tanto da parlare. Chiudiamo Danza Monitor, vi vado ad aprire un altro sito perché ci sono tante novità. Me ne vado, non perché gioco in casa, ma mi hanno detto di farlo, sul sito della Fibes Roma. Basta digitare su Google Fibes Roma, qui appare subito come prima, ci cliccate dentro, andiamo a vedere che fanno questi, va, che poi questi mi coinvolgono pure a me, questo è il brutto della cosa. Notizie di ultima ora. La Fibes, ingresso di favore solo ai tesserati Fibes.
La Commissione Federale di Roma informa che dal 1 settembre 2016 rende applicativa la delibera del maggio 2013 che prevedeva l'ingresso gratuito di favore nelle competizioni e negli eventi indetti o organizzati dal Coordinamento Roma per tutti i maestri, insegnanti, istruttori e funzionari tesserati appartenenti agli enti di promozione sportiva esterni al CIBS, FIBS, FIDES. Pertanto si prega di prendere nota che da adesso l'ingresso gratuito di favore nelle competizioni in altri enti sarà consentito solo ai maestri tesserati FIBES. Giusto, perché in associazione, allora io ve lo spiego, maestro de ballo, da quando io dal 98 sono entrato con la televisione, con Telesimpadi, nelle balere eccetera, è sempre stato un privilegiato. Il maestro che porta 20 allievi non paga, c'ha la cena. Nelle competizioni il maestro di qualsivoglia federazione, basta che porta un gruppo o un po' di competitori, non paga. Ma questo l'associazionismo non lo prevede, perché adesso con le ultime leggi ogni persona deve essere tesserata per quell'ente. Quindi se giustamente la FIBES dice, se mi viene un maestro del Xen, un maestro de Santinelli da FTD e vuole venire a vedere una gara FIBES, anche se è collega, purtroppo mi deve pagare la quota associativa, perché ce la si ha, la sapete, la si ha, se hai quando si fa una gara di ballo, dunque il 5% ci sono di ingressi gratuiti, vale praticamente a dire su 100 ingressi che tu fai solo 5 li puoi dare gratis. Queste sono leggi della SIAE, queste. Noi ovviamente le sappiamo, io come informatore di questa materia mi devo informare su tutto per poi parlare qui alla radio. Ora 5 di qua, 5 di là diventa un problema, se magari ti vengono 5 maestri ospiti, lì devi, non ne puoi far entrare più di un tot. Pensate che c'è una legge che io stavo sentendo che addirittura lo staff tecnico non più di 20, ma se io ho solo 5 commissari di gara, 5 commissari di pista, come faccio ad avere un massimo di 20 nello staff? Insomma, queste sono le cose all'italiana. Poi ovviamente vabbè, si chiude in occhio. Questa è la prima notizia. Un'altra notizia, quella del Foxtrot come quarto ballo di gara nello stile liscio. Poi vediamo che hanno fatto questi qui. Hanno fatto il primo festival interregionale del liscio domenica 9 ottobre, solo liscio, una gara solo per coppie di liscio da tutta Italia, interregionale, quindi un ballo, due balli, tre balli. Poi hanno fatto una nuova categoria denominata promozione, loro avevano allievi ed eccellenza, ci hanno messo in mezzo, hanno fatto come il calcio, una categoria che chiamano promozione. Quindi tu dalla categoria allievi con tre balli passi a una categoria intermedia con quattro balli e poi se sei bravo l'anno dopo te ne vai in eccellenza e fai 5 balli, ovviamente sarebbero 13 perché sono 5 di liscio, no pardon, sono 5 di latini, 5 di standard e 3 di liscio, che dovrebbero diventare 4 con il Foxtrot. Vabbè, insomma, come primo rientro, ah questa è bella, qui tutte qui io le leggo le cose che un giudice a bordo pista nelle competizioni per la ballettistica. Parecchi di voi vanno alle gare di ballo di gruppo e vedono che c'è la pista, c'è il gruppo in pista, poi davanti al gruppo ci sono i tavolini con 4 o 5 giudici davanti e sono seduti lì ai tavolini che giudicano i balli di gruppo. Chi è che guarda le linee retrostanti nei gruppi numerosi? Ma siete mai fatta sta domanda? Riescono i giudici da seduti a vedere dietro se ci sono fuori sincro, se ci sono fuori tempo, se ci sono movimenti errati? E allora questi hanno detto, noi ne mettiamo 4 in postazione fissa davanti ai tavolini e uno alternato con gli altri colleghi lo mettiamo in piedi che gira la pista e se ne va a vedere dietro, praticamente come fa come nel calcio, c'è il quarto uomo, c'è il giudice di porta, ci sono altri giudici che guardano altre cose. E questa è la prima cosa, questa mi pare una bella cosa questa, e l'ho vista io, l'ho sperimentata io, perché ho fatto l'ultimo campionato, ho fatto direttore di gara, sono stato costretto tra virgolette a dirigere. Ecco, il collega Tot si può alzare dalla postazione fissa e può andare lungo la linea a fare il giudice di pista nelle competizioni dei balli di gruppo. Bella sta cosa, ve la leggo e poi chiudo il programma perché devo dare la linea a Stefano Dini. Il Coordinamento Roma ha deliberato che per il campionato dei campioni del Lazio uno dei 5 giudici previsti per le gare in postazione fissa nel settore ballettistica può praticare la sua valutazione da bordo pista per 2 o 3 balli di gara alternandosi con gli altri colleghi.
Il giudice di pista avrà facoltà di spostarsi a sua discrezione lungo il perimetro della stessa. Questo consentirà di avere una valutazione migliore della squadra, specie quando trattasi di formazioni numerose dove risulta difficile dalla postazione fissa seguire il lavoro tecnico delle linee retrostanti dei ballerini. La normativa sarà poi applicata nelle competizioni che partiranno il 9 ottobre a Palestrina. Beh, insomma, mi sembra un adeguamento particolare. C'è molto da dire, perché sono molto attivi sti signori, e quindi ne parleremo nella prossima puntata. Allora, amici, io termino qui. Ringrazio gli amici che hanno contattato qui anche sul gruppo pubblico. Allora, per essere informati, chiudiamo il programma, diamo la linea a Stefano Tini. Per essere informati sul programma, su Musicando, su quello che facciamo, dovete andare sul gruppo pubblico, avete tutti Facebook, Amici di Musicando. È inutile che vi scrivete, perché il gruppo è pubblico, perché più di 250 non ne possiamo segnare, altrimenti Facebook non ci dà quante sono le visualizzazioni. A noi ci interessa, anzi già 24 ci hanno contattato in questa, vediamo chi sono: Eleonora Iasevoli, Fuego Latino Fabio, Roberto Nicchiotti, Alex Giovannetti, Maria Grazia Valentino, oh, maestro Mauro Panfilo, grazie del cliccaggio, Camelia Cornea, Gabriele Dezzi il musicista, Sosio Gagliardi il cantante, Giancarlo Angelucci il ballerino che ha compiuto gli anni. Giancarlo, il TG Dance, Giancarlo, te lo dico pubblicamente, ti hanno fatto gli auguri. Se vai su Google, scrivi TG Dance, nella rubrica degli auguri, nel telegiornale, ti hanno fatto gli auguri, perché tu pochi giorni fa hai fatto il compleanno. Te l'hanno fatti addirittura nel telegiornale, Giancarlo. Ci ha messo il click Liliana Cravero, Amalia Rossillo, Salvatore Gallo il maestro, Liliana Soraci, Dominga Cozzolino la cantante, Simonetta Cupo la maestra, Ilaria Gramiccioni la ballerina, Loredana Mongillo del gruppo della band famosa, mi sfugge il nome, Loredana, scusami, la maestra Giovanna Ricci, la ballerina Romana Allegranza, Lidia Zamparo, Serena Prino, Lidia Lucia Di Girolamo, Violetta Pace. Saluti a tutti, grazie per il cliccaggio qui sulla trasmissione. Amici, abbiamo terminato. Veramente, grazie per l'attenzione. Sudati questa sera, perché fa caldo stasera. E con il ballo in radio. Dunque, ci sentiamo lunedì prossimo, stessa ora, stessa radio. Ma durante la settimana, il giovedì c'è il TG Dance, poi c'è la puntata del ballo in TV. Andate nei social, perché ormai si lavora con i social, c'è il mio nipote che con il telefonino fa le dirette, le macchine che si scrociano, e quindi ormai mio nipote è più veloce dell'agenzia di stampa a mandare le notizie di quello che succede in giro, quindi ragazzi, funzionano così. Grazie per l'attenzione, lunedì prossimo ore 19 da Stappa Radio, e con il calcio, ragazzi, poi cominceremo a parlare anche del calcio, del pallone, ragazzi, è un'annata scoppiettante quest'anno, sia di ballo e sia di calcio. Saluti a tutti, buona serata, a risentirci a presto con il ballo in radio, ciao a tutti. Ma che, c'è finito un'ora? Che peccato, questa radio è come la macchina del tempo, sono tornato indietro di almeno 30 anni. Non ti preoccupare, una settimana passa in fretta, torneremo in diretta lunedì prossimo alla stessa ora, sempre qui da Stappa Radio. Si torna al passato, ma si trasmette al presente. Aspetta, fammi mettere la cassetta della sigla, alla prossima! Abbiamo trasmesso Cantando, ballando e musicando, il ballo in radio. Ha condotto in studio Tony Mantineo. Tecnico del suono Maurizio Artesani. Per contattare la redazione di Musicando il ballo in TV, invia posta elettronica a cosedibballo@libero.it.